Guagliù, oggi un piatto che non è napoletano, però è un piatto buonissimo. Io direi praticamente che era con napoletano che era passato da Bologna e si è inventato questa ricetta. Questa ricetta si chiama paccheri, ma potete mettere anche altro tipo di pasta, mi piace assai però il paccaro. Paccheri, oro, burro e parmigiano. Ora, oro sta per pomodoro. Beh, burro si capisce che è burro, e parmigiano è parmigiano. È un piatto sarzoso, sarzoso. Vediamo come si fa. Vi occorrerà della pasta corta, tortiglioni, rigatoni. Io metto i paccheri perché è una cosa deliziosa, perché sono paccheri di Gragnano, gran qualità. Allora, per me, oggi ho misurato la glicemia 74. Bene, benissimo, quindi mi faccio un regalo, mi regalo 60 grammi di paccheri. Sono 10 paccheri, che significa ogni paccheri pesa 6 grammi. Fate voi, voi mettete quando ne volete, anche 100 grammi, 150 grammi, con buona voglia. Una rocetta di burro per una persona e delle foglie di basilico, almeno 3 o 4, giusto per dare profumo. Un'ottima passata. E qui citando praticamente Bellavista, che quando faceva i botteghi diceva, noi facemmo i botteghi di Pummarola perché sapimmo con quale Pummarola mi ha fatto praticamente questa passata. È una passata che abbiamo frequentato, che è una passata che abbiamo fatto in casa. Voi usate quella che volete. Qualcuno mette al posto della passata proprio il triplo concentrato di pomodoro e all'allunga praticamente con acqua, viene buono lo stesso, ve lo assicuro. Ovviamente parmigiano, ho qua solo parmigiano, niente pecorino, parmigiano in buona quantità. Per prima cosa mettiamo sull'acqua per la pasta. Oggi mi va di cucinare nella padella d'acciaio, piano una bella padella d'acciaio. Avviate la fiamma e fate praticamente sciogliere il burro. Il burro non deve friggere tanto, deve essere proprio morbidissimo. Quindi noi aspettiamo che si sciolga. Qualcuno addirittura il burro lo mette fresco. Comunque a me piace di più il burro appena fuso. L'acqua bolle e sarà salata. E io calo i paccheri. Il burro deve assumere proprio questo colore qua, vedete? Appena qualche bollicina, ma non di più. Non fatelo diventare marrone. Quindi posso mettere il sugo, la passata, ripeto, la passata frequentata. La facciamo sciogliere. I tempi di cottura sono molto molto rapidi. Diciamo che con la passata al massimo 10 minuti ve la cavate. Se poi la passata è stata anche messa nelle bottiglie e le bottiglie sono state messe anche queste proprio nell'acqua perché si devono sterilizzare, beh, in questo caso la cottura sarà ancora più veloce. La salsa è pronta. Cosa ho fatto? Ho aggiunto appena appena proprio, ma saranno anche 5 grammi di burro. Una noccettina di burro piccolissima che vado a stemperare nel sugo. Questo sugo accoglierà tra poco i paccheri. A insaporire nel sugo mettete il basilico rigorosamente spezzettato a mano. Siamo pronti col sugo. Ci manca soltanto che i paccheri siano cotti. A questo punto prendete i vostri paccheri e metteteli nella padella. Siccome i vostri paccheri sono proprio al dente, allungate un pochettino di acqua di cottura e li lasciate proprio finire di cuocere in questo sugo. La mantecatura fatela fuori dal fuoco e ora aggiungiamo un po' di parmigiano. Qualcuno ha detto, ma di un cucchiarino, perché non fai con cucchiarine? Io devo dire la verità, sento, ecco, diciamo che almeno 3 cucchiaini di parmigiano,
e poi mescolate. Direi che il piatto è pronto e possiamo anche impiattare. Impiattate così un pochettino di basilico, veramente pochissimo, su e un'altra iondina di parmigiano, e così i vostri paccheri, burro, oro e parmigiano sono pronti. A tutti buon appetito. Aspettate che si raffreddino un po' e poi questa bella pasta sarzosa, sarzosa. Ah, certo che il burro dà un sapore quasi di pasta al forno. Una cosa incredibile. Splendido. Il burro dà un gusto diverso, effettivamente. È più godurioso, ma ricordo proprio quei piatti dell'infanzia, no? Che a uno le piace l'aglio, la cipolla e che cosa là, e si mangia questa cosa. E poi il basilico sopra, poi profuma tutto, un aroma incredibile. Questo è veramente un bel connubio fra Emilia e Campania, un matrimonio ben riuscito. Oi, i capelli me li ha già tagliati, ma già mi sa una chietta diversa, quindi non avete niente da dire. A tutti buon appetito e alla prossima. Una bella falanghina. Ciao ciao.